Sandro Donato Grosso. Allora, ragazzi, facetemi mettere il video. Sandrino Donatino Grosso. Piri 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 pi. Ma caspita, stavo. Fermati. Eccolo qua. Dammi tempo di mettere il video, rompe le balle, GTVS. Piri piri pi. Piri piri pi. Allora, ma vota. Piri piri pi, ne andrà un bacino. Ciao, aglio. Però forse faccio in tempo, aspetta. Faccio in tempo. Assurdo. E mannaccia Eva.
Dai. Uè, para para, solita. Salutiamo un po' i nostri amici. Ciao Io non so né la tattica né niente. Quindi, cari amici miei, come si suol dire, andò coglio coglio. Speriamo che ci accoglie. Ma solo Arturo italiano? Ma ti rendi conto? Solo Arturello italiano. Non va bene. La. Vai, vai, vai! 5 minuti! Oddio, che può succedere in 5 minuti? Succede di tutto. Sì, ma non mi fa sci peuta, ma... Che cozio. Dalla per ultimo ci fa sci sto cinque di merda. Guarda là! Yam, che ha finito le qualifiche, porco zio! Morde a cazzo di gioco di merda, oh. Ma guarda qua, raga, non mi fa uscire! Ma che cazzo ha fatto sto gioco di merda? Dai, poi! Guarda qua! Stai box! Guarda qua se mi fa sci! A me non è mai successo! Guarda qua! Che devo fare per sci? Ma ti puzza morì, madonna mia, a te sto gioco di merda! Ti puzza morì, a te chi t'ha inventato, va? A te chi cazzo t'ha inventato, ti puzza morì, madonna mia, va? A te chi t'ha inventato, ti puzza morì, madonna mia, va? Avete amori tutti quanti, chiunque ha lavorato a sto gioco, e abbiamo una paralisi, mo' dove se trovi? Mo' dove se trovi? Chiunque ha inventato sto gioco di merda. Chiunque ha inventato sto gioco di merda, e deve prendere una paralisi, mo' dove si trova? Avete amori, madonna mia, va? Avete amori, testi figli di puttana. Testi figli di puttana, va? Testi figli di puttana. Da morì, madonna mia. Ma va, piano, una paralisi, dove trovate? Sì, merda. Moriva. Guarda là, va. Che cazzo ci poteva capitare? Chi ci poteva capitare?
Chi ci poteva capitare io? Guarda là, guarda il cazzo di cretino con la Subaru, ma vattene a piangere, cretiva! Ambare da guidate, fi c'è! Ma ne sti zecca mezza curva, sti pure a rompere cazzo! Di cretini appatentati, guarda pure questo altro. No, niente, sto schippa pure le marce. Rombolo cazzo sta rete. Rompere i coglioni perché ti trancio, te lo dico subito, frate. Ti trancia la prima curva. Rombolo cazzo. Oh, stanno a rallentare, dai! Rompete i coglioni! A rompere i coglioni, frate, dai, fanculo! Sì, ma non riesco a fare le mie linee perché non mi sono allenato, cioè. Non è che al primo giro lanciato riesce a fare il miracolo. Come fai a fare le linee? Chi sta che rombolo cazzo? Da lava. Per diazzo. Facevo due giri, facevo la pole position. Sto cagacazzo che non si sa dove ti ha finito con l'Ucretin, che la Nissan. Guarda là, va. Guarda dove sta. No. Uno sta ultimo. Ah, sta prima, sto cretino, rombolo cazzo, sto deficiente. Ho fatto pure lo tempo e sta a rompere i coglioni, sta a rompere. Fangole, va. Merda, pensa un po' di quando potevamo girare meglio. Un giro proprio di merda, manco con le linee giuste perché quello mi stava a puntare. Penso quando potevamo girare meglio. Se mi faceva partire sto gioco di merda. Ragazzi, non lo so come funziona. 15 giri, ma provo a partire con le. No, provo a partire con le dure. Dai, dai, dai. Partiamo con le dure e poi vediamo di fare la tattica come gli altri. Anzi no. Cambio di strategia. Sto
Solo che mo' con la benzina carica le struggeremo le gomme, non me frega niente. Dai, ci sono altre due gare, ragazzi. Tutto a me succede, voglio che posso fare. Meno male che mi ha recuperato terzo posto. Dai, pensa e partiamo dietro. Una pista del genere. Ce ne sono altre due, perché da fa una ogni ora. Ciao, vogliamo. Sto a posto gioco di merda, che gli posso fare? Gae, ma ci stai tu? Sti come moderatore, tu fammi capire. Così spengo il telefono. T'ho messo come moderatore qua. Allora, però mi devi dire se te ne vai, me lo devi dire, eh? E cerca di non andartene quando sto a gareggiare. Va ancora, va. Dimmelo tra una gara e un'altra, se te ne vai prima, me lo dici, durante la gara metto il telefono. Cioè, penso un po' se facevo il giro di qualifica bene. Siamo partiti, abbiamo fatto uno giro solo, lottando pure con gli altri, quanto tempo ci hanno fatto perdere? Pensa un po' tu. Io non lo so la tattica, ragazzi, non so cosa conviene fare, che gomme mettere. Sì, Alfa proprio fa paura. Sta pure mezzanotte, sta pure a fa notte che qua, porco zio, già non ci vedo. Siamo riusciti a culo a recuperare il terzo posto. Chi pensa di partire ultimo? O comunque tra gli ultimi. Qua è finita la gara, che è troppo difficile sta passata. Ma vediamo loro che gomme c'hanno. Sai, ce l'ho solo io le morbide, voglio. Arturo, attacca! Vai, Arthur! Leclerc! Arturo morbido! Andiamo le morbide! Sì, guarda quanto li stiamo a distaccare! C'hanno le dure dietro! Sì. Come hai fatto a non provarlo? Io se l'avessi presa avrei fatto il diavolo a quattro per provarlo subito. Cioè ieri stavo tutto eccitato. Mio cugino aggiustava il computer e diceva, oddio, quando arriva. Se ne andiamo troppo larga, Alonso, fatemi capire. Provalo perché ti sarà goduria allo stato puro. C'è un po' di bug, ma tanti bug sono normali. La gente sta a rompere cazzi che lì bug, Formula 1, tutto uno bug, eh. Oddio. Gran Turismo quando è uscito è stato 2 giorni senza poterci giocare, avevano bloccato tutto per fare le migliorie, non si poteva più qua.
Ma i bug sono normali, amico mio. Soprattutto all'inizio. Mi sa che qua Alonso stiamo a pari gomme. Qua Alonsolo. Arturo al debutto. Oh, tutto largo è andato Alonso. Sì, vabbè, ma questo sta tagliando tutte le curve. Sì, ma guarda là, mi ha dato manco la penalità. Wow. Ma porco zio, ha tagliato tutta la curva all'esterno. Sto gioco fa cagare comunque. Cioè, ha tagliato tutta la curva all'esterno, porco zio. Guarda là, sempre tutta all'esterno, va. In ogni curva. Non lo so quanto tengono le rosse, ragazzi, dobbiamo capire quanto riusciamo a fare con le rosse. Guarda là, pur qua. Oh, se mi dà la penalità a me lui non gliela dai, tiro un cazzotto a sto gioco. Giro veloce di Arthur. Fatemi controllare le gomme, raga. Secondo me ci facciamo 8 giri, 8 e 8, tanta. Ah dai, ma stai scia, ma fammi recuperare qualcosa. Mi ha dato un po' di distacco perché porco zio, il rettilineo va lui triple, va? C'ho la scia, non lo riesco a pià, dimmi tu se è normale. Cioè sto a 9 decimi, non c'ho la scia. Frizzandini, ci pinza. A me non mi stacchi così. Non li paragonare neanche, lascia stare. No, ma non fa niente, non ci sta la scia. Non esiste la scia in sto gioco. Guarda là. Boh. Ehi, cazzo! Porco zio!
Ciao. Gran Turismo a me mi piace giocarlo perché sto volante c'ha la funzione speciale, ti fa sentire parecchio force. Forse riusciamo a arrivare pure al nono giro con queste gomme. No, non hai l'IVA, ma sono due giochi diversi, eh. Sono due giochi completamente diversi, quindi non puoi paragonarli. Penso al prossimo giro mi sa che dobbiamo fare il cambio, eh. Va, io sono andato. Manca la qualifica, mi ha fatto fame, eh. Va. Manca la qualifica, sono fatta. Ma prof, come fa lui? Vediamo se mi dà la penalità. Ma c'è la sile morbida, come fa ad andare con le bianche così forte? Manca un di serie A ci riesce. Penso che sto giro si è fermato. Guarda come sta tagliando tutte le curve, là, tagliate un'altra volta. No, no, no. Sono andato lungo sia lui che io. Siamo andati lunghi tutti e due. Ho perso un botto di tempo. Pensavo che andava in box, porco zio. Pensavo che andava in box, porco zio. Non ho visto per niente il punto di frenata all'ultima curva, ho detto questo mo entra, entro pure io.
Ah, ma è indecisa, no? O fa la gara con i cerchioni? Se c'ha le dure, voglio che sia un fenomeno. Se c'ha le dure, è un fenomeno. Se c'ha le dure, io alzo le mani, è un fenomeno, posso. Se c'ha le dure, io sono un cesso e lui è un fenomeno, perché ha girato, vuol dire, come un pazzo. Pure Balde, Blade dietro. Non lo so, se c'ha le dure, è un fenomeno, te lo dico subito. Cristo! Ma che cazzo, ma se sei andato bene, per Dio! Per Cristo della Madonna! Ma perché cazzo mi dà le penalità? Mo qualsiasi gomma c'ha, voglio, è finita, eh? Su, ho finito. Per Dio! Ma che cazzo porta... Ma hai visto? Cioè, sono andato dentro tranquillo! Tranquillo sono andato dentro, per Dio! Per Dio! Per Dio! Ah, c'ha pure lui, è morbida, però ha fatto un altro giro, ma tanto ormai se n'è ito. Ormai l'abbiamo perso. Grazie, Bardak. Sì, ma che cazzo, per Dio! Sì, ma che cazzo di gioco di merda! Si poteva fare 11 giri, ma l'ultimo giro vai a rischiare che rimani per la pista. Quindi meglio di no. Buona a sapersi, come sta? Ciao. Ma che cazzo, ma non mi fa la bardacca, non mi fa bestemmia, va. La gente dice che per Dio è una bestemmia, ma ti fa sentire una bestemmia. Guarda là, mo stavamo attaccati, 3 secondi, 2 secondi da lui stavamo, ci stavamo a divertimo. Merda, ma va ingazzato, voglio. Guarda là dove stava.
vaffanculo. Se me la frega a me. Fammi una bella pompa, fammi. Con lo risucchio. Raga, se facciamo la qualifica, la gara andava diversamente. Partiamo davanti noi, volevo vedere se, se ci piava questo. Pure l'erba si è acchiappata, sì, sì, dammi la pure 10 secondi qua. Pure 10 secondi penalità, puta, tanto se cazzo ne frega a me. Se ci faceva fare la qualifica sto gioco di merda, potevamo tranquillamente vincere la gara. E tanto come non abbiamo passato lui, non ci passava manco lui a noi, perché andavamo uguali, anzi, il giro veloce l'abbiamo fatto noi. Troppo sto gioco di merda ce l'ha con noi. Ce l'ha con noi sto gioco di merda. Eeeh, sciupo. Oh, mo gara 2, facciamo la qualifica, voglio vedere. Cioè, stanno altre due veramente dopo sta gara, mo vediamo. Potremmo fare pure tutte e due se c'ho voglia. Se me si crea. Questo muore di caldo, ragazzi, ando a prendere un po' d'acqua sicuramente, mo. Piccolo trottia, andata finita raga. Non facciamo manco errore. Bene, pure su Gran Turismo, è una pista proprio bella. Oh cazzo. Gli devo pure i filtri e svuotà. Sì, pure qua è fresco, ma qua dentro fa caldo. Io sto sotto tetto, si imbratta di calore la casa. Allora, zero allenamento, un solo giro di qualifica rimediato per miracolo, ecco il risultato. Ah, è buono, buon inizio. Se non ci rompono i coglioni che non ci sbattono, possiamo fare ottime cose. Il volante ancora si spegne una volta, fino a mo'. Mo' su Assetto Corsa andava bene, e solo su Gran Turismo si spegneva, mo' si abbia da spegnere pure su... su Gran Turismo, su Assetto Corsa. Dimmi tu. Mi piace, ma non la conoscevo. Ci ho giocato la prima volta un mese fa, quando abbiamo fatto il campionato a CC. Tra cui, ragazzi, mi vogliono ingaggiare in un altro campionato, mo vediamo. Dai, noi siamo bravi, ci danno le penalità, cazzo me ne frega a me. Noi siamo bravi, noi siamo bravi. Mo gli ho detto una sera ci proviamo. No, non la faccio perché... che non c'ho voglia di allenarmi. Bardak, sai come funziona? In Serie A ti devi allenare per forza. Non puoi correre così. Con questi tempi in Serie A non saremmo arrivati neanche nei primi 5. A meno che non c'è la botta di culo che si ammazza, non avresti fatto il podio. Allenarsi, ti dico, almeno una decina di giri devi fare. Io mo' fido a fare i video. No, no, non c'ho voglia. Lui tranquillo, 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 facciamo le gare sempre, siamo tutti amici, vieni, ti aspettiamo, setta qua. L'ho detto io, ci provo, perché io no, ho capito che non lo devo dire mai a nessuno, perché sennò mi perdo. Sì, viaggio un poco più veloci, ma di quella velocità che senza allenarti non puoi correre.
Pensa se io facevo lo stesso giro in Serie A di qualifica, sarei partito decimo. E decimo una pista come questa che ti tranciano. Allora, dato che non mi sto allenando a sto periodo e non c'ho voglia di allenarmi, ce lo facciamo in Serie B, che comunque il livello è buono. No, no. Secondo me in Serie A stanno girando ancora meglio. Cioè in Serie A girano almeno 43, da 43,5 in su. E quindi senza allenamento io posso mettere a fare lo scemo, voglio. Perché c'ho la linea proprio ai limiti, va a finire, sai che succede? Mi sbattono e mi fa tornare in Serie B. Ma c'è qualche gara bella che mi piace pure settimanale, ce le facciamo con la Serie A. Ma ho sbagliato a non fare quelle del Nürburgring. Però mi voglio rilassare. Là sto troppo teso, troppo arrabbiato. Invece vedi qua Quarturo. Cazzo me ne frega. Tanto in Serie C non ci torneremo mai. Io mi devo divertire, non posso stare sempre tarato con i casini, con le pressioni e le cose. Dovete capire, mi voglio pure divertire. Questa mo mi sono divertito. Non c'ho tempo da allenarmi io. Ma è così, l'hai visto? Chi è che stava in live quando sono partito? Stavo a mettere il video della palestra. L'ho messo alle 9, mentre che questo stava per partire. Ho messo il video della palestra, sono andato a fare la qualifica, mi ho fatto stare 3 minuti fermo lì box. Mi ho fatto sciare. Che so potuto riuscire a fare solo un giro. Non si sa il motivo. L'unico io. Dimmi tu se è normale, sono riuscito a partire terzo per miracolo. Che cazzo mi devo dire? Cazzo, mi devo dire. Poi la gara di Serie A dura 20 giri, ancora piuttosto. No, 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 io sono stanchissimo. Vi faccio vedere la sedia imbrattata di sudore. Tomate, faccio vedere. Guarda il sudore, va. Guarda tutto il sudore. Cioè, voglio, qua fa caldo. Qua ci sta 50 gradi. Mamma mia. Fammi ripiano un attimo. Santo Dio. Sandro Donato Grosso. Li può capire che ne ha fatto un pit stop. Mo devo andare a bere. Mo vado a prendere un po' d'acqua. Raga, secondo posto e giro veloce, Arturo, la serata l'ha fatta. Arturo, la serata l'ha fatta. Cioè, la serata, la gara l'ha fatta. Ma fammi vedere che ci sta l'altra gara. Qui ci vado a prendere un po' d'acqua. Ma ce ne stanno altre due, vediamo. Ce la facciamo a fare tutte e due che ci abbiamo voglia, la facciamo, se no non me ne freghi niente. Whoa!